Ragazze, buonasera. Oggi vi voglio fare un video veloce veloce e vi voglio parlare dei miei prodotti Astra e Sienne, che come sapete è un marchio low cost. La Sienne la vendono al Lidl, sono prodotti che costano pochissimo, mentre Astra li vendono nei negozi acquasapone, negozi di detersivi dove hanno anche gli stand. Allora, cominciamo da Astra. Di Astra io ho due ciprie compatte. Questo colore più scuretto che di solito uso ogni tanto in estate se voglio opacizzare, e questa che è più chiara, che però purtroppo proprio ora che l'ho presa per prepararla mi è caduta a terra e si è rotta. Allora, sono delle polveri compatte e vi devo dire che sono buone. Poi un'altra cosa, il primer sempre di Astra. Allora, questo primer che ho comprato ormai parecchi anni fa, forse 2 anni fa, l'ho usato poco perché lo sento troppo siliconato, troppo liscio, troppo di tutto. Quindi no, il primer non mi convince. Poi ho delle belle matite labbra, vi faccio vedere. Questa, ad esempio, guardate che bel colore che è questo. Guardate che bel tratto. Questo è un bellissimo colore e queste sono matite rossetto e si possono utilizzare o per fare il contorno o appunto riempire tutte le labbra, vi viene appunto un rossetto. E naturalmente parliamo dei prezzi, le ciprie, io credo che quando le ho comprate non superassero i 5 euro e i matitoni forse 2-3 euro. Questa è un'altra matita che stavo temperando e non mi è riuscito più. Questo è più un nude invece come colore, è molto nude questo qua. Allora, e questi sono i prodotti Astra, che però vi devo dire stanno andando avanti. Anche le commesse mi dicono che si vende bene questo marchio e si sta un po' rivalutando anche nel loro packaging, anche nell'esposizione. Ora invece passiamo a qualche prodotto della Sienne, che sono i prodotti che compro al Lidl, che compro io, che compra Elisabetta, Erman, Annalisa, mamma che trucco. Allora, sono questi rossetti, questo rosa, molto rosa, guardate che bello, guardate che bello. E poi c'è stato, credo l'anno scorso in inverno, che si usavano molto i bordeaux e l'ho preso pure. Anche questo è bello, guardate che bel colore. Poi della Sien ho questo fard che è molto molto leggero. Di questo proprio se volete colorare ci dovete andare sotto bene perché è leggerino. Questo l'ho comprato l'anno scorso. Poi ho la BB cream, questa è buona. Questa idrata un pochino e colora nel frattempo ed è anche molto coprente. Guardate che bello, vedete che bello. Io sapete che faccio, quasi quasi me lo passo in tutta la mano così mi copro i graffi che mi fa la mia gatta Bianca, che di solito nei video mi vedo questi graffi. E poi c'è uno smalto sempre Sienne, quindi sempre prodotto del Lidl, che però non vi posso fare vedere perché ho appena fatto la manicure e quindi vi faccio vedere. Allora, questi li ho comprati insieme. Ho comprato questo smalto, questo bordeaux scuro, ecco, e l'ho comprato insieme a questo rossetto, appunto per quanto riguarda questi colori molto, questo rosso scuro che si usano per lo più in inverno, appunto sono colori più invernali. E quindi questi sono i miei quattro prodottini, questi sono Sien e questi sono Astra, però mi riprometto appena potremo uscire di comprare qualche altra cosa, anche perché ho sentito parlare bene di Astra, del rossetto liquido. Ho visto qualche recensione e ne hanno parlato bene. Quindi, ragazze, io vi consiglio appunto vi potete fidare di questi prodotti, sia di Astra che dei prodotti Sien, perché io della Sien, ad esempio, ecco, non li ho presi. Ho tanti prodotti che riguardano la pulizia o il solvente per le unghie, però siccome oggi si parlava di cosmetici, non li ho presi.
Va bene, ragazze, vi saluto, ci vediamo presto, mettete sempre like se il video vi piace, incoraggiatemi e iscrivetevi al canale. Un bacio!